Facciamo un viaggio in cyberspazio. Buongiorno, Sara. Dove vuoi navigare? Benvenuta nel mondo virtuale. Sei nel sito di APE, che significa Airborne Polar Experiment. Questo progetto consiste nello studio della microfisica e chimica delle zone polari stratosferiche, degli aerosoli stratosferici e della chimica dell'ozono polare. Tutto questo utilizzando l'M55 Geofisica, un aereo stratosferico russo. Questo aereo permette l'indagine di regioni polari quali il mare Artico tra la Scandinavia e la Groenlandia, le Svalbard, la Nuova Zemlia, le Alpi norvegesi e regioni ancora poco esplorate come l'Artico russo, zona chimicamente molto attiva. Ora seguimi. Andiamo ad osservare il fenomeno del buco dell'ozono e come si determina. Agli inizi degli anni Ottanta, Farman, Gardiner e Shanklin, tre ricercatori del British Antarctic Survey, quando si resero conto che i dati del contenuto totale dell'ozono sopra Halley Bay, situata in Antartide, indicavano una diminuzione sensibile e continua dell'ozono atmosferico, furono presi dal panico. La diminuzione dell'ozono in Antartide, dall'inizio della primavera fino a circa metà ottobre, aumentava di anno in anno, tanto che nel 1984 il fenomeno era diventato evidente e certo. L'ozono è una molecola triatomica dell'ossigeno, la cui concentrazione varia in atmosfera con la quota. Si forma per processi fotochimici, ossia per l'azione della radiazione ultravioletta solare sull'ossigeno. Di particolare importanza per l'ozono sono le tre fasce in cui si può dividere l'atmosfera terrestre: la troposfera, la stratosfera e la mesosfera. La troposfera è caratterizzata da un andamento decrescente della temperatura di circa 7 gradi centigradi per chilometro e ha un'altezza che varia da terra fino a circa 17-18 chilometri all'equatore e da terra fino a circa 8-9 chilometri nelle zone polari. La stratosfera si estende fino a 45 chilometri di altezza ed è caratterizzata da un andamento crescente della temperatura con la quota. È in questa regione che si trova la quasi totalità dell'ozono del nostro pianeta. La mesosfera si estende fino a quasi 90 km di altezza ed è caratterizzata nuovamente da un andamento decrescente della temperatura. In queste tre fasce, i componenti fondamentali dell'atmosfera terrestre, ossigeno, azoto e altri gas minori, sono rimescolati in modo tale che il loro rapporto di commistione rimanga praticamente costante. I clorofluorocarburi utilizzati nelle schiume espanse, nelle industrie del freddo e nella produzione di estintori, quando vengono rilasciati nell'atmosfera, impiegano un tempo dell'ordine di 5-10 anni per raggiungere la stratosfera. Qui, sotto l'azione della luce solare, i CFC, clorofluorocarburi, vengono spezzati, liberando così il cloro attivo. Questo cloro attivo in piccola parte distrugge l'ozono e in grande parte va a formare acido cloridrico e nitrato di cloro. Tramite la circolazione generale stratosferica, questi gas raggiungono le regioni polari dove scendono a quote più basse.
quando la stratosfera raggiunge temperature dell'ordine di meno 80 gradi centigradi, a quote comprese tra i 15 e i 25 chilometri, si formano delle nubi dette nubi polari stratosferiche. Sulla superficie di queste nubi avvengono delle reazioni chimiche che liberano nuovamente cloro sotto forma attiva. Questo cloro, sotto l'azione della luce solare, entra in un ciclo catalitico che distrugge l'ozono. Le misure effettuate in Antartide indicano una quasi totale distruzione dell'ozono che si trova tra i 15 e i 25 chilometri di quota. Questo fenomeno è noto oggi come buco dell'ozono. Il buco dell'ozono è un problema di tutti, in quanto negli ultimi due anni il livello di distruzione dell'ozono nell'emisfero nord e in particolare sull'Europa settentrionale e sulla Russia è stato pari a quello osservato da Farman nel 1984 nell'emisfero antartico e che portò alla scoperta del fenomeno stesso. All'inizio della primavera, la quantità globale dell'ozono in Antartide è di oltre il 60% inferiore al valore che normalmente si rilevava prima dell'inizio del fenomeno del buco, mentre quella in Artide raggiunge oggi valori di oltre il 40% di riduzione. Ci si possono aspettare cambiamenti climatici anche notevoli, dovuti alla diminuzione della temperatura in stratosfera e alla maggiore quantità di radiazione ultravioletta che raggiungerà la superficie terrestre. Il progetto APE è finanziato dai programmi Clima ed Ambiente dell'Unione Europea, dal Programma Nazionale Ricerche in Antartide, dall'Agenzia Spaziale Italiana, dall'European Science Foundation e da istituzioni russe.